Buongiorno, sto andando in via Vitruvio perché lì mi incontro con Ilenia, poi andiamo in stazione a prendere Erika perché stiamo venendo da voi Bari. Non vedo l'ora di conoscervi tutte, di abbracciarvi tutte perché sapete che per me l'abbraccio è una cosa fondamentale della mia vita, quindi non vedo l'ora di abbracciarvi tutte stasera, fra pochissimo. Siamo arrivati in aeroporto. Tragedia, perché io metto gli occhiali per la vergogna. Esatto. No, raccontaci perché vergogna. Allora, la prima motivazione è che sono struccata perché c'erano i treni in ritardo. E la seconda, ma soprattutto, vai pure Ile. E la seconda è che una cozza non ha guardato i miei video sull'organizzazione del beauty e quindi ha portato tutti i flaconi da più di 100 ml che ovviamente gli hanno fatto aprire la valigia e gli hanno sequestrato tutti da 200. Esatto. Ma non solo, tutta la mia linea al gesso. Non è finita qui, ragazzi, perché lo spuntanamento deve essere totale. Gli hanno fatto tirare fuori il computer dalla valigia, gli hanno fatto togliere le scarpe. L'hanno le scarpette sobrie. Non ho più la mia linea al gesso. Cioè, ho capito con chi devo viaggiare, capito? Siamo qui, troppe persone che inquadro, non va bene. Ecco, facciamo così non inquadro nessuno. Ed eccoci qui, siamo saliti sull'aereo. Sto inquadrando qualcuno, no? Ok. Stavo pensando, e se facessi trucco in aereo? Ecco, mi devo spostare. Ogni volta che c'è questa signora qua facciamo così. Sto dicendo, ma se facessi tipo trucco in aereo sarebbe carino, vero? No, anche perché mi devo truccare dopo, visto che c'è l'evento alle... No, beh, sono truccata. C'ho il mascara, ho l'eyeliner. Però vabbè, mi devo truccare dopo. Cioè, comunque adesso sono l'una e l'evento è le 18, quindi mi trucco appena arriviamo in albergo. Tra poco voliamo e ci vediamo dopo. Eccomi qui, sono appena entrata in camera. Aspettate che mi sa che devo mettere la chiave qua per la luce. Wow, vediamo com'è la camera, vediamo un po'. Luce, aspettate. Bari. Wow. Sono al quinto piano. No, la camera è veramente... Ecco, magari se non metto la mano davanti. La camera è veramente carina. Guardate. Così. Questo è il letto. Andiamo a vedere il bagno. Il bagno. Ok, doccia, ci piace l'armadio completo, ci piace. Ok, adesso abbiamo un quarto d'ora, disfo le valigie, poi mangiamo giù qui nella hall e poi alle 18 ci siete voi, a dopo. Abbiamo appena mangiato, sono appena tornata in camera e ho assaggiato questo che è 100% di cacao, ingredienti, pasta di cacao al 100%, è amarissimo. Avevo assaggiato una volta un altro cioccolato e al 100%, ma non era così amaro. Questo qua è proprio amarissimo perché giustamente ci sono dentro il cacao. Comunque non è per questo che c'è la telecamera, perché volevo presentarvi un vostro vecchio amico. Un mio vecchio amico, guardate un po' chi è tornato al faro da stiro, che adesso devo stirare la gonna dell'incontro, anche questa qua è la gonna, quella di H&M, che ho sempre messo a tutti gli altri due incontri, quindi ormai è la mia gonna porta fortuna e cambio solo appunto il pezzo sopra, e oggi sopra metterò questa, che è una camicia a pois rossi. E appunto mi sembrava carino, visto che al primo incontro avevo una maglietta blu, al secondo incontro una maglietta nera, invece oggi a Bari, in onore appunto di questa bellissima città marittima, qualcosa di un po' più allegro, ho pensato appunto a questa camicia bianca e rossa. Appena finisco di stirare, poi mi trucco, mi preparo e poi vi faccio vedere tutto l'outfit. Ecco qui, sono pronta! Questo qua è l'outfit.
trucco. Questa è una camicia qua. Questa qui è la gonnellina, quella che vi dicevo di H&M. E queste le scarpe. Allora, mancano pochissimi minuti alle 5:30. Alle 17:30 adesso scendo e andiamo. Sono un po' agitata. Noi due siamo pronte. Sempre, le altre Sì, come sempre precisissime, in puntuali. ritardo. Allora, la Gabri è bellissima, è Grazie, anche tu. veramente bella. Guardate Allora, questo vestito pazzesco, anni grazie. 50. Allora, io sono scesa nella hall, lei si è tolta il cappotto per fare la foto e da lontano c'era uno della cucina che è stramazzato. No, con la lingua di fuori perché è bellissima, è veramente bellissima. Ci vediamo fra pochissimo. Ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Loro vengono innanzitutto ci siamo. le ragazze, conosce le ragazze, però è ovvio Che che loro sono ride. nostre tramite Adesso perché facciamo entrare, conosce, sennò cioè, per farci non è molto conoscere. carina, sono come cose. Quindi Vanno fuori così. Allora, aspettate. il focus di questo evento. Saluti, Ciao ragazze, sono appena tornata in camera, sono stanchissima. Siamo andati a mangiare in un ristorante, non so dove, no. Non mi ricordo, una specie di via con un cavallo, una via chiusa con un cavallo. Comunque le ragazze di Bari sicuramente sapranno dire la via, non l'ho guardata. Ho mangiato benissimo, ho mangiato la mozzarella salata che non avevo mai mangiato. Hanno preparato solo per me perché non mangio pesce, tutti gli altri hanno mangiato pesce. Aspettate che mi tolgo le scarpe. Ok. Hanno preparato un piatto pazzesco di tutti i formaggi, della burrata appunto di questa mozzarella salata, delle mini mozzarelline. Della stracciatella, poi ho mangiato ovviamente l'orecchietta alle cime di rapa. Potevano mancare, no? Finalmente le ho mangiate quelle originali di Bari. E niente, sono stata benissimo. Non so che ora sia, ma è tardi. Sono stanca. Domani mattina mi sveglio presto perché voglio fare, visto che siamo qui in centro, voglio fare un girettino perché ci sono dei negozi pazzeschi. Cioè, né a Milano né a Roma ci sono dei negozi così belli. Cioè, siete fortunatissimi, avete dei negozi bellissimi. Ho visto appunto oggi andando all'incontro, al ritorno dall'incontro, all'andata e al ritorno dal ristorante, ho visto dei negozi bellissimi, delle vetrine pazzesche. Ho detto no, assolutamente devo fare un girettino. Quindi domani mattina mi sveglio presto. Presto, relativamente. Cioè, presto per avere la mattinata libera. E penso di svegliarmi verso le 8:30, 9, di fare colazione verso le 9:30, così almeno fino alle 12 posso stare in giro, sperando che i negozi siano aperti. E così appunto posso vedere un po' di negozi. E niente, grazie ancora, siete state tutte stupende, siete state magnifiche, sempre dolcissime, sempre mille complimenti, mille abbracci, mille baci, siete uniche, siete la mia gioia, grazie. Buonanotte. Ciao! In questo video volevo farvi vedere il mio ultimo shopping fatto in Spagna e in Italia, a Roma. Non sono andata in Spagna, ma anche a distanza riesco a fare shopping.